Nel corso di una violenta lite avvenuta lunedì scorso, un uomo di 32 anni ha coltellato la moglie e ha cercato di darle fuoco. La donna, che ha subito gravi ustioni sul 25% del corpo, è ancora ricoverata in terapia intensiva. Poco dopo l'aggressione, il 32enne è fuggito a bordo della sua auto. Qualche giorno dopo ha cercato di far visita alla moglie ricoverata in terapia intensiva, ma è stato respinto dal personale di sicurezza. Così poco dopo si è dato fuoco, riportando ustioni sull'80% del corpo. Dopo 2 giorni di ricovero, l'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate.